I locali della parrocchia di Torelli di Mercogliano in Irpinia resteranno aperti per i migranti fino a quando non sarà trovata un'altra sede. La conferma arriva dopo l'incontro tra i rappresentanti dell'Associazione Comunità Accogliente ed il Vescovo Aiello, che ha preso a cuore le sorti dei migranti sfrattati dalla chiesa di San Nicola di Bari, dove studiano e imparano l'italiano. Abbiamo avuto la massima disponibilità del Vescovo affinché tutto vada per il verso giusto, ha dichiarato Letizia Monaco. Abbiamo ricevuto anche la sua solidarietà e la promessa di attivarsi sondando la disponibilità di altre parrocchie ad aprirci le porte. Ci auguriamo tutti che la prossima sia una sede definitiva. Intanto il primo interlocutore dell'associazione resta il sindaco di Mercogliano, Carullo, dal momento che la maggior parte dei ragazzi che partecipano alle lezioni sono di Mercogliano e Monteforte. Già in passato il comune ha donato la scuola media. Noi come struttura a disposizione abbiamo ancora la sala consigliare del comune di Mercogliano, che costa circa di 50 posti, e la bellissima e nuovissima struttura a Capocastello, che costa di una lavagna luminosa e multimediale, 10 postazioni per computer, sala televisori, servizi e quant'altro. Le altre strutture sono fisicamente già occupate da altre strutture sociali, praticamente come l'autismo, come l'AIPA, come la Casa sulla Roccia, che sviluppano altri impegni sociali. Siamo a disposizione nell'ambito delle nostre possibilità e delle nostre disponibilità di accoglienza.